Di una bufera di neve artificiale, stanno sparando di brutto qua a Cervinia. La maison alle prime luci dell'alba, deserta, bene, un po' stepposa, ma le piste sono ben programmate. Storia, hanno montato le seggiole al contrario, non ho mai visto una roba del genere, cioè vanno su al contrario. Con la consueta corroborante cappuccino e brioche, come di consueto. Eccoci qua al guide del Cervino. Giornata spaziale, non c'è vento, serena, dava nuvoloso, ci ho provato lo stesso. Tac, mi è andata di culo. Siamo ai piani di Verra, Vedo delle tracce, quindi boh, vediamo, speriamo che non sia ghiacciato. Bene, dai. C'è uno da spiaggiato, da un bel po', mi sa che non sta bene. Adesso vado a vedere. Ora però un duro lavoro di coltelli. Ho dovuto mettere i coltelli perché si fa un po' ghiacciata. Mare di nubi, ma quassù, come sempre, splende il sole. Terminalone. E là c'è la vetta, eh. Ci siamo quasi. Che spompausa. Ok, ragazzi, siamo quasi su, là c'è la vetta. Wow, l'ultimo pezzo è sempre spompante, eh. Comunque siamo quasi. Giornata pazzesca, non c'è un filo di vento, incredibile. Ci siamo quasi, in vetta con gli skis. Alla fine il nevamento era buono, qualche placchetta ghiacciata, ma insomma sono riuscito a salire con gli skis. Wow, mare di nubi. Bene, arrivè, è andata abbastanza bene, direi. Panoramica su rosa oggi, qua su veramente pulito, giusto il mare di nubi di qua, stupendo. Sembra quasi di vedere la curvatura della terra. Là c'è Grampa, là c'è il Monte Bianco, il Gran Comben, la Denderen, o Dente d'Errone in italiano. Qua abbiamo il Cervino, Den Blanc, e tutta la cimettame svizzero, e la vallata di Zermatt, e là il Dom, e il Tascorm. Bene. Eccoci qua. Wow, che fucilata comunque. Che spettacolo, ragazzi. Là curve totali si fanno. È complicato questo lavoro in vetta. Meno male che non c'è vento, va. Che travia. Oh, ragazzi. Vado avanti così e vediamo di sistemare le pelli. Che faccio? Nella fosca, ciao, 3:30 sti trambele, dai, poi giù con la bolgia che c'è la linea. C'è la gente, Morti, trambele.